Oggi 6 agosto 2017, una bella notizia do a tutto il mondo. Il Santo Padre mi ha mostrato un volto e questo volto del Santo Padre lo voglio donare al mondo intero, che tutti conoscano il suo volto del Santo Padre. E in più c'è anche il volto di una Madonna che mi è stata donata e porta il nome la Madonna di tutti i popoli. Promessa da Dio, dalla terra di Israele, attesa dall'uomo come stella del mattino. Nel vento leggero hai udito la voce e all'ombra del Padre come incenso hai bruciato e lo Spirito Santo ha tessuto di vita il tuo giovane grembo per il figlio dell'uomo. Nel silenzio nascosto hai riempito la terra di un canto per l'uomo sbocciato alla vita per noi. Maria, Maria, vieni qui tra noi e porta all'uomo quella pace che hai nel cuore. Tu, dolce madre mia. Dice però cerchiamo di realizzare. E ha detto aspettiamo, tiriamo le pietre fuori e le pietre ci hanno dettate queste figure, le posizioni delle mani, le veste. Eccetto i volti che Vincenzo ha cercato di farmele vedere fotograficamente con le sue idee, i suoi pensieri, le sue, diciamo, come ha detto a me, le sue visioni. Anche in quest'opera l'abbiamo realizzata insieme. La Madonna è stata molto importante, mi ha aiutato molto. L'inizio Dio raggiunge sempre. Sono 10 anni che avevo questo nel cuore, dove il Padre ho sentito che doveva fare qualcosa. Io ve lo dico, mi sono sempre tirato indietro, ho avuto sempre paura. Non riuscivo a esprimermi perché mi emoziono molto. Poi una volta ho detto sì a mia moglie. E in questo viaggio siamo andati alla Madonna, a Medjugorje. È lì che ho trovato la forza di accettare quello che il Padre mi chiedeva. Ma la forza più che altro in questi anni che io avevo trasgredito di non fare, mi avevo comportato un po' da codardo, sfuggire, trovare anche armi, avevo fatto nascere in me un grande amore, un amore immenso, amare i giovani. Vi amo tanto, il Padre vi ama che voi non lo potete mai immaginare quanto vi ama. E quello che Lui ama tanto l'ha messo anche in me, l'amore per voi giovani. Bravo. Forse oggi. Bravo. Forse oggi. Grazie a voi. Perché quest'anno 2017 si era parlato un po' di tante cose strane. E invece oggi è un anno che coincide con un giorno speciale. Salvatore. La nostra salvezza. Ciò che avete udito per il 2017 non c'è, ma c'è il giorno della nostra salvezza. E grazie a voi giovani,
grazie a voi, perché siete diversi da noi. Davanti alla Madonna sono state scolpite tre parole: umiltà, amore e carità. Queste tre parole la Madonna me le ha donate nel mio cuore. Solo se noi siamo umili riusciamo ad amare. E se amiamo possiamo fare carità, solo se amiamo. L'altra scultura è l'Eterno Padre. Vi sono scolpite tre parole. Uno, Lui, il nostro Dio, unico e solo. La seconda, Monto, il Padre di tutto il mondo. La terza parola, Gioventù, il Padre rimette le sue speranze nei nostri giovani. Sono le spighe di grano, potrete vivere senza pane. Pensiamo di aver conquistato tutto al mondo, di avere tutto, ma nulla. Se Dio non ci dona acqua e pane, non siamo niente. Ricordate. La luce è venuta ed è brillata la notte, perché il mondo conosca l'amore del Padre. E tu porti nel mondo colui che è la vita, perché abbiamo la gioia e la gioia sia piena nella croce del Figlio. Hai abbracciato.